Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Bentornati prima di tutto sul canale. Oggi torniamo a parlare di un argomento che vi interessa tantissimo, perché siamo arrivati alla quarta parte, questo è il quarto episodio degli investimenti sui nostri amati 7 Lego. Ma prima di iniziare devo fare dei saluti, perché ovviamente voi mi fate tantissimi complimenti su Instagram, ormai ci sentiamo. Non dico spesso, ma ogni volta che io metto delle storie, dei nuovi contenuti, qualche rumors, qualche novità o addirittura qualche sconto come è successo qualche giorno fa, che poi ve lo siete fatto fuori subito. Oltre a ringraziarvi di cuore, ovviamente come sempre, per essere sempre presenti, mando un saluto speciale a Claudio e sua figlia Gloria dal lago d'Indro che mi seguono sempre tutte le settimane. Quindi un bacio e un abbraccio da parte mia. Grazie veramente per seguirmi e per essere sempre così partecipativi. Oltre a Claudio e Gloria, devo ringraziare anche Andrea perché mi ha gentilmente mandato in questa settimana questo fantastico add-on pack VIP dei pirati. Tra l'altro era l'unico che mi mancava tra tutti quelli usciti e penso che sia anche l'unico che aprirò perché voglio arricchire con questi teschi, uno squalo, tesori, eccetera. Voglio arricchire proprio i pirati di Barracuda Bay, perché sapete che quel particolare in più è sempre ben accetto su quel set. Quindi Andrea, grazie mille per il pensiero, non dovevi, lo sai. Ti mando un abbraccio anche a te, grazie ancora per questo fantastico pensiero che hai avuto per me. Entriamo ufficialmente nel video. Ragazzi, qua lo dico, qua lo confermo, mi avete mandato tantissimi spunti per questo video, forse anche più del dovuto, perché tra Instagram e il canale, nella sezione community, vi siete scatenati. Più di qualcuno mi ha mandato molti esempi da farvi. Adesso poi magari perdonatemi se quando dico il set non vi cito, sappiate che poi verrete citati magari nel prossimo, ok? Quindi oggi parliamo degli investimenti, ma dei set che mi avete consigliato voi, quindi stavolta la responsabilità è vostra, io non c'entro niente. Ovviamente scherzo, perché vi do giusto un mio parere rispetto a quello che mi avete scritto voi. Sapete che io non sono né un broker, non so nulla di investimenti, però magari vi posso dare una mia personalissima opinione in base a quello che vedo in giro. Purtroppo non ho la sfera di cristallo per dirvi questo sicuramente raddoppierà il prezzo quando uscirà di produzione, quindi vi do una mia opinione. Andrò in ordine di come me li avete commentati, sia su Instagram un po' misti, sia sul canale. Il primo che mi avete detto è 10316 Gran Burrone o Rivendell. Questo me l'ha suggerito sia JP sia Giampiero Bianco AFOL87. Ragazzi, questo è un set che è veramente bello, veramente bellissimo. Sappiate che il prezzo per un investimento non è proprio bassissimo, parliamo di un set da 500 euro, non è proprio basso come investimento, però potrebbe essere un ottimo investimento. Tra l'altro ho visto su qualche gruppo Facebook che si stanno rivendendo le minifig alla metà del set, ecco, ve lo voglio dire perché come prezzo comprarlo subito c'era la metà del set e l'asta stava già a 180 euro, che secondo me è un po' una cosa senza senso, però c'è chi si rivende anche solo le minifig per poi rivendere il set senza niente. Quel set senza niente perde un po' la bellezza. Quindi sì, secondo me potrebbe essere un buon investimento. Sapete che il Signore degli Anelli va sempre, sono quelle cose che vanno sempre, però non è proprio bassissimo come investimento, sappiate questo, insomma, non è da tutti cacciare 500 euro e poi magari tenerlo lì e non farsi venire la voglia di aprirlo e montarlo, non è da tutti. Rimanendo sempre su queste cifre, 10.305 Castello dei Cavalieri del Leone, quello nuovo fatto in occasione dei 90 anni di Lego. Questo me l'hanno suggerito Giugaru 19, Claudio Sonzogni e Giampiero Bianco AFOL87, che tra l'altro ringrazio perché la maggior parte delle volte mi tagga lui nelle storie di Instagram per poi ripostarle sul mio, quindi grazie. Dicevo, anche questo non bassissimo come investimento, parliamo di 400 euro, però è bello, secondo me è uno di quelli che potrebbe essere molto valido come investimento, perché è troppo iconico. Riprende una cosa che è troppo iconica, anche se è tutta stravolta, ovviamente rinnovata, però è bellissimo, dai, non posso dire che non è un buon investimento, secondo me è un ottimo investimento. Abbassiamo un po' il tiro, 10.497 Galaxy Explorer, qui parliamo di 100 euro, quindi si può fare e secondo me è sempre uno di quelli che potrebbe essere un buon investimento. Questo sempre suggerito da Giampiero, quindi grazie ancora. Anche questo riprende un set del 79 molto iconico e questi, raga, sono quelle cose che vanno sempre di moda, c'è poco da fare. Fu una linea troppo iconica per non essere considerata nemmeno ad oggi, quindi
ovviamente lo consiglio come investimento. Prossimo 21325 Fabbro Medievale, 179 euro, sempre suggerito da Giugaru19, Claudio Sonzogni e Solo Raffo. Allora ragazzi, sì, perché è certamente un bellissimo set, per me è stata una grandissima scoperta, trovate la recensione sul canale se volete. Se avete poi tra l'altro un villaggio medievale, se avete spazio a casa, se avete sia il castello dei Cavalieri del Leone sia questo qui che è il Fabbro Medievale ma è dei Falchineri, potrebbe essere una grandissima accoppiata, quindi dico di sì. Allora 21330 Home Alone, sempre Solo Raffo. Allora ti dico di sì, perché anche questo è uno di quei film che fanno tutti gli anni sotto Natale. Tra l'altro penso sia uno dei film più amati da noi meno giovani ad oggi degli anni 90. Ti dico assolutamente di sì, tra l'altro con tutte minifig esclusive che rendono comunque quel set bello appetibile, soprattutto per chi le colleziona, ti dico ovviamente sì. 40-158, completamente dimenticato questo set perché io sono arrivato tardi per prenderlo. La serie dei pirati degli scacchi, questo me l'ha consigliato Aleacqua89 su Instagram. Potrebbe essere perché comunque i pirati vanno sempre, però sono quei pirati che hanno rinnovato, penso negli anni 2000, dopo gli anni 2000, non ricordo, qualche anno fa. Non saprei dirvi se questo in particolare possa esserlo, quindi sì, però con riserva. Qui parliamo di un macro gruppo, macro insieme, Brickheads, e qui ce ne sono di tutti i colori, me ne hanno nominati tutti. Lord of the Rings, che vi dico assolutamente sì. Quello dei 100 anni di Disney, ne ho parlato anche in uno shorts e vi dico assolutamente sì. Nuovi che prenderanno valore, Johnny Autiero. Vediamo se uscirà qualcosa di interessante su Star Wars, che sapete che va sempre, soprattutto Ahsoka, ve lo ricordo. Ahsoka che al 150esimo secondo me potrebbe essere un ottimo investimento. 10 euro, va bene per tutti. Forse il Tusken Rider, perché è particolare rispetto agli altri, potrebbe essere interessante. Se uscirà altro, lo sapete, ne parliamo su Instagram, vi metterò qualche storia, non lo so, ne parleremo forse più avanti, vediamo se uscirà qualche altro rumors, chissà se ne faranno uno di Indiana Jones del nuovo film. Fedeoddy mi scrive Speed Champions, quindi tutte le Speed Champions immagino, a parte quelle vecchie che già ormai si trovano a doppio, triplo del prezzo, inutile dirlo, questo è troppo scontato. Rispetto a quelle che posso consigliarvi adesso, sicuramente la Nissan Skyline GTR di Paul Walker, questo poco ma sicuro. Le Ferrari, perché il marchio Ferrari vuoi non vuoi va comunque sempre. Passiamo al prossimo, è un grandissimo classico degli investimenti, ne abbiamo parlato tantissime volte, Batmobile del 1989, numero del set 76139, trovate tranquillamente la mia recensione sul canale, ovviamente suggerito da Bex2382 e Michele Corcione. Ragazzi, che devo dirvi, sì, soprattutto se l'ha trovato a un buon prezzo come ho fatto io, 330 spedita qualche mese fa, questo è un ottimo investimento, ottimo. Lazarus Chronicles, che tra l'altro saluto perché è un amico, mi suggerisce Star Destroyer e Droide Sonda. Star Destroyer ovviamente sì, senza dubbio, so già che si è alzato almeno a 900 euro e è andato fuori produzione a dicembre, quindi ottimo investimento ma bello costoso. Droide Sonda sì, perché tra l'altro è un simil UCS, perché ha anche la targhetta espositiva, quindi sì, e tra l'altro è ben fatto, è veramente bello, però credo che anche questo sia andato fuori produzione forse, se non ricordo male. Chi l'ha preso e l'ha lasciato da parte secondo me ha fatto un ottimo affare, questo sarà uno di quelli che secondo me salirà. Velocemente andiamo avanti, Voltor trattino basso ADV mi dice il nuovo set di Andrea Lattanzi, ovviamente la baita. Come faccio a dirvi di no, soprattutto se riuscite a incontrare Andrea e farvi firmare, magari con una bella foto a testimonianza del fatto che sta firmando la scatola, che è ancora un valore aggiunto in più. Tra l'altro primo italiano ad essere ammesso alle Codias e poi essere prodotto, quindi sì, senza dubbio. Fib92 mi dice macchina da scrivere. Qui ho qualche dubbio sinceramente, non lo so, non lo vedo un set che ha fatto così tanto scalpore, non mi ha mai convinto, non mi fa impazzire, quindi vi dico, bah, non lo so, non credo. Prossimi due, Daily Bugle, Notte Stellata di Van Gogh di Cicciolz. Allora, Daily Bugle sì, per le minifig, si salva solo per quello, perché poi non è così bellissimo il set in sé per sé, è un po' noioso, molto noioso, però si salva per tutte quelle minifig in parte esclusive che ha, che lo rendono appetibile per i collezionisti, quindi ti dico assolutamente sì. Notte Stellata di Van Gogh anche per la minifig di Van Gogh, perché è esclusiva per quel set, quindi sì per entrambi. Daily Bugle però con riserva per il set in sé per sé, sì per le minifig. Stefano Amaranto mi dice set sulle parti del castello di Harry Potter. Qui è un altro
sì, ni con riserva. Harry Potter va sempre, sì, però dipende quale set. E quei set lì non lo so fino a che punto possono essere da investimento. Anche quelli con riserva, perché alcuni, se non sbaglio, hanno le minifig dorate dei 20 anni di Harry Potter con Lego, della partnership, quindi potrebbero essere degli investimenti, soprattutto se hanno delle minifig esclusive. Per il resto i set in sé per sé, ni Stefano. Andrea Bovo 01 mi dice Bugatti Chiron, sì. Sì. Sì, perché è qualcosa di spettacolare. Qui iniziano a martellare, ragazzi, eh. Stefano Palazzi mi dice Minecraft, Marvel MacArmor, Microfighter di Star Wars, Jeep Wrangler, McLaren Senna, Ford Mustang Verde. Allora, andiamo per gradi. Minecraft, no, non mi fanno impazzire, sinceramente. Né mi ha fatto mai impazzire il gioco, né tantomeno i set. Vi dico no, per me no. Marvel MacArmor, ni. A meno che non trovate qualche minifig esclusiva, però sono quei set che non vale proprio la pena, secondo me. Microfighter di Star Wars, assolutamente sì, perché sono quelle cose che vanno sempre. Jeep Wrangler, McLaren Senna e Ford Mustang Verde, li racchiudo tutti con un bel no. Sono quei set che costano poco, poco valgono purtroppo, quei set di media fascia, medio-bassa fascia, che non vanno, ragazzi. Tanti difetti, tante cose da migliorare. Sempre Michele Corcione, Batwing, 500 azzurra, Nissan di Paul Walker. La Nissan ne abbiamo già parlato nelle Speed Champions precedenti, quindi ti dico assolutamente sì. Batwing ti dico assolutamente sì, iconico al massimo come la Batmobile dell'89, quindi assolutamente sì. 500 azzurra sì, soprattutto se la trovi ancora a buon prezzo, perché so che era un'esclusiva per il mercato britannico. Tra l'altro sono online quando uscì, quindi se la trovi sì, ma so che almeno di 180 anche quella non te la dà nessuno, eh. Tornando su Johnny Autiero mi dice Tumbler, Ecto 1, Barracuda Bay, Galeoni anni 80-90, Castelli Vintage 60-90, 60-86. Allora, Tumbler assolutamente sì, soprattutto la seconda versione, perché non vorrei che uscita la seconda versione la prima è scesa. Ecto 1 sì, perché è iconica, perché i Ghostbusters vanno sempre. Barracuda Bay assolutamente sì, perché è un bellissimo set e perché richiama comunque i pirati degli anni 90, quindi ti dico assolutamente sì. Galeoni anni 80-90 assolutamente sì, soprattutto se hai ancora le scatole, valgono ancora di più. O consiglio, se magari hai i set ma non le scatole, rimedia le scatole, così il set cresce di valore. Parlando sempre di 80-90, Castelli Vintage mi dici 60-90-60-86, ti dico assolutamente sì, perché sono quelle cose che vanno sempre. È la prima serie Castle, se ce l'hai, come ti dicevo per le navi, sì, magari rimedi le scatole se non ce l'hai, o altrimenti se trovi magari un buon prezzo da qualcuno, ti dico assolutamente sì. Chiudo con Conte Technic, non per ultimo, ci mancherebbe, perché lui è sempre presente, lo saluto con affetto, ma perché era uno degli ultimi nella lista. Mi ha dato tantissimi spunti: Titanic, DeLorean, Land Rover, Daytona, Blacktron, Bowser, caschi di Star Wars, McLaren F1. Titanic assolutamente sì, che sia ispirato dal film, che sia ispirato dalla tragedia, che sia ispirato dalla nave, ti dico assolutamente sì. DeLorean è un sì grande così, perché è ispirato al film che tutti hanno amato e tutti continuano ad amare. Anche il Land Rover ti dico sì, perché è un bellissimo set. Trovate, per chi non lo sapesse, tutte, quasi tutte le recensioni sul canale. Daytona SP3, vediamo un po' l'andamento anche nei prossimi mesi, vediamo un po' come va, ma ti direi di sì, perché è Ferrari. Il Blacktron che trovate alle mie spalle, ti dico sì, perché comunque richiama quello degli anni 90, quindi ti dico di sì. Bowser a me non ha fatto impazzire, ma ne parlano benissimo tutti, anche per la tecnica costruttiva che c'è dietro, quindi ne parlano tutti molto bene, ti dico sì, anche se a me non fa impazzire. Caschi di Star Wars, ovviamente sì, eccolo qua, nemmeno a farlo apposta, quello di Bush, Leia in veste di Bush, che è uno di quelli che secondo me bruttino a vedersi così, molto molto dettagliato, si vede che qui hanno fatto un salto in più rispetto ai primi usciti, quindi ti dico sicuramente questo, come è stato per il TIE Fighter che poi è schizzato alle stelle. Boba Fett, Mandalorian, Darth Vader, vi dico assolutamente sì. Per la McLaren F1 ti dico di sì, soprattutto la versione quella con gli sponsor, quindi la prima versione che io ho portato anche sul canale, non sapendo che poi sarebbe andata fuori produzione perché l'ho venduta, ti dico di sì, soprattutto ti ripeto la prima versione. Ragazzi, penso di aver finito la lista con tutte le persone che mi hanno suggerito dei set, spero di avervi nominati tutti, perdonatemi se magari in qualche set vi ho saltato, ma sapete che vi ho ricollegato magari a qualcos'altro che mi avevate suggerito. Vi ringrazio veramente di cuore anche per essere stati in mia compagnia questo sabato, perché sapete che per me non è assolutamente scontato. Rinnovo l'invito a chi non fosse iscritto al canale di iscriversi al canale, qui sotto c'è
un tasto rosso, mi raccomando, è gratuito, e di attivare soprattutto le notifiche quando premete sulla campanella. Perché? Perché così non vi perdete nulla di tutto quello che io pubblico sul canale. Dalla sezione community, con i post, i sondaggi, dove ogni tanto ci rapportiamo quando mi serve una vostra mano, una vostra opinione, così come la sezione video, con i video appunto caricati tutti i sabato qui alle 12, più gli shorts che vedete che stanno uscendo quasi tutti i giorni. Perché è importante attivare le notifiche una volta che premete sulla campanella? Perché così vi esce appunto la notifica in alto, premete e venite a vedere l'ultimo contenuto che io ho pubblicato sul canale. Mi raccomando, è molto importante. Non mi resta che salutarvi, noi sicuramente ci vediamo sabato prossimo con un nuovissimo video. Voi, mi raccomando ragazzi, restate sempre sintonizzati sul canale.